Ciao ragazzi e bentornati sul canale più imbattibile del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Allora, vi avevo promesso una novità questa settimana e novità, eccola qua. Siamo partiti insieme in questo lungo viaggio, abbiamo iniziato con la guida per l'asta perfetta, vi ho spiegato un po' come districarvi tra portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti e poi proseguendo come schierare i vostri pupilli, poi ogni settimana i consigli di chi gioca, chi non gioca, i consigliati e poi la panchina, come la dovete mettere, insomma, siete diventati bravissimi, mi scrivete tutti quanti, grazie Lorenzo, sei un grande, sono primo, sono secondo, sono contentissimo per voi, ma ora voglio mettervi alla prova, come? Sfidandomi, sì, sfidando me, sfidando il vostro youtuber preferito, almeno spero, come? Allora, Andrea, ormai il mio braccio armato, ha messo a punto un programma meraviglioso, molto semplice ragazzi, di un veramente semplicissimo, molto smart, molto veloce per non andare poi a complicare perché c'è gente di voi che fa tre fantacalci, come caspita fate a fare tre fantacalci, uno mi manda fuori di testa. Insomma, un'applicazione molto carina che vado a spiegarvi ragazzi, eccola qua. Ed eccolo qua il sito di cui vi parlavo ragazzi, tutto molto molto semplice, FantaFlash, c'è una mascherina iniziale in cui si sceglie il modulo di gioco, ma questo ancora è la versione beta, per cui ragazzi non so se tenere la scelta del modulo oppure dare un modulo predefinito per farlo ancora più semplice, ancora più divertente. Si clicca su gioco e poi ci sono due coppie di giocatori, vedete ad esempio Odero, Sepe, e voi dovete scegliere praticamente il giocatore che più vi piace di questa coppia, quello che pensate che quella settimana farà più punti. Ovviamente le coppie saranno fatte in base a... cioè si prenderanno i giocatori che in quella giornata si pensa faranno un punteggio simile, in base, che ne so, alla difficoltà dell'avversario, in base alla media voto che hanno, in base agli arbitri che ci giocano contro, in base all'algoritmo perfetto che stiamo cercando di mettere a punto con Andrea per poi riuscire a darvi un servizio sempre più completo e riuscire a darvi magari la formazione ideale ogni domenica in base a un algoritmo, non in base alle sensazioni. Ma ragazzi, questa qua non è assolutamente la formazione migliore che potete schierare quella settimana, è soltanto una formazione dei giocatori che quella settimana avranno delle valutazioni si presume simili e voi dovete essere bravi a indovinare quale dei due giocatori farà il punteggio più alto per poi riuscire a fare il punteggio più alto appunto della vostra squadra. Poi è molto semplice, mettete qua username, un vostro username, la password, mettete la password che volete. È importante che username e password siano sempre gli stessi per poi poter partecipare alle classifiche settimanali, mensili e poi di fine anno. Come vedete non chiediamo registrazione, non chiediamo assolutamente niente, tutto quanto molto semplice. Vedete, poi c'è la possibilità di creare una lega per sfidare gli amici, anche vedete tutto immediato, 30 secondi fate questo giochino e poi si vede chi è il più forte di quella giornata ragazzi. Molto importante che rispondiate al sondaggio che sempre metto qui sotto nel link in descrizione, in modo che riusciamo anche noi a capire quale cosa vi piace di più di questa nuova idea, quale invece vi piace un po' meno, come vorreste venisse sviluppata. Ragazzi, è importante perché voglio sfidare tutti voi, voglio vedere se riuscite a battermi, voglio vedere quanti riescono a battermi, voglio vedere se i consigli che vi ho dato sono giusti, se l'avete capiti, se invece sono tutti quanti sbagliati, se non ci ho capito niente io. Insomma ragazzi, partecipate a FantaFlash. Visto? Semplicissima e divertentissima ragazzi. Il link lo trovate ovviamente qui sotto in descrizione, sotto trovate anche il link per il sondaggio. Allora è importante che rispondiate al sondaggio, perché? Perché attraverso le vostre risposte riusciremo poi a plasmare l'app, il sito, insomma, in modo che riusciremo a trovare il modo più semplice e divertente per divertirci insieme. E poi dopo vediamo in corso d'opera, quando sarà tutto quanto definitivo, vedremo di mettere dei premi settimanali, poi un premio finale, magari qualcuno verrà in diretta con me, i vincitori di giornata verranno in diretta con me su Instagram, dai, ci inventeremo qualcosa di molto carino, in modo veramente di vedere se riuscirete a battermi. Che volete battere? Che volete battere? Volete battere me che ho consegnato il Gallo Belotti? A me volete battere? Dai, vabbè ragazzi, fatemi sapere se questa idea vi è piaciuta, rispondete al sondaggio, andate a vedere l'app, ovviamente vi ricordo iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale Instagram, hashtag nazionale youtubers, e un saluto dal secondo divano più famoso del web, se ha capito la battuta, sei un zozzone.